Avvocato Giacomo Cerullo, perché contestate questo provvedimento del settore urbanistica del Comune di Vasto? Ma la contestazione riguarda i vizi di legittimità del provvedimento di sospensione, in quanto è un provvedimento carente di motivazione, rilasciato soltanto sulla base di presunte violazioni urbanistiche accertate dalla Polizia Municipale, senza l'indicazione della normativa nazionale violata, senza l'indicazione della normativa locale violata. E quindi da una nostra analisi riteniamo che tutte le contestazioni possano essere spiegate e si possa dimostrare con facilità che non sussiste alcun tipo di violazione e di abuso edilizio. Quali azioni legali adesso avete in mente per tutelare le vostre pretese? Per il momento si procederà con memorie e osservazioni per contestare punto per punto quelle che sono le contestazioni e gli abusi edilizi che ci hanno notificato. Successivamente, nel caso in cui il Comune procederà all'irrogazione di sanzioni amministrative, ordine di ripristino o di demolizione, ci riserviamo di adire il giudice amministrativo perché accerti e annulli i provvedimenti in questione. Corrado Sabatini, seconda sospensione dei lavori per il suo cantiere in via Santa Lucia, perché contesta questo provvedimento? E soprattutto c'è stato abuso edilizio, come dice il Comune di Vasto? Le prime contestazioni si riferivano ad un garage che presentava un pavimento, presentava della luce, quindi ci stava la corrente elettrica e ci stava queste cose, pavimento e corrente elettrica, e ci stavano le porte e ci stava l'intonaco. Ma io da quando faccio questo mestiere so che tutti i garage di Vasto hanno e l'impianto elettrico e la pavimentazione. Non pensi che uno che va a rimettere la macchina a un garage poi si deve portare la candela per tornare nell'appartamento. Ecco, in sostanza le contestano di aver trasformato questi garage di questo palazzo, di questa palazzina, in vani abitabili, quindi come se fossero dei veri e propri appartamentini. È vero questo? Come si difende? Probabilmente loro pensano questo, ma io dico che questo ci stanno gli strumenti per verificarlo. Nel momento in cui io faccio il fine lavoro, riconsegno gli appartamenti alla Polizia Municipale, nessuno vieta di andare a fare un controllo e se ci trovano un appartamento di chiuderlo. Cioè, chi contesta questa procedura? Io contesto la procedura del reato per ipotesi. Cioè, il reato per ipotesi non è un reato, questo voglio dire. Infatti, attraverso questa filosofia che lì ci possa andare un'abitazione, a me mi è stato fermato tutta la palazzina finita, dovevo fare degli atti, non lo posso fare e quindi mi hanno arrecato un danno economico rilevantissimo e questa cosa a me mi ha dato enormemente fastidio. Quindi tengo a precisare che io non ho commesso nessun reato urbanistico, neanche uno, perché se il reato urbanistico consiste nel voler rifinire un garage, è un reato urbanistico, tutta Vasto deve essere fermato, cioè deve arrivare un provvedimento sospensivo. Però ci sono anche altre irregolarità che vengono, o presunte tali che vengono contestate, ad esempio sull'altezza. Lei come risponde? È esattamente la stessa altezza che hanno trovato e che mi hanno rilasciato il permesso a costruire, quindi si può ritornare su un permesso a costruire che loro hanno rilasciato e verificato. Poi quello è fatto un po' ad arte perché è stata fatta una misurazione sullo scivolo, quindi sulla parte più bassa dell'edificio, e quello rispetto alla norma tecnica del comune supera soltanto di 20 cm, però non cita il fatto che i 12,50 m, che è l'altezza consentita in quel posto, deve essere il risultato della media di tutte le altezze. Nelle altre parti il fabbricato è alto 10,50 m, quindi stiamo ampiamente sotto quello che prescrive la normativa tecnica. Dunque, adesso cosa farà? Lei dice di essere quasi perseguitato, per quale motivo? Quasi, sono perseguitato, che quasi? Ci sono perseguitato, non lo so, probabilmente non sono simpatico al dirigente, no? E allora oggi il diritto è diventato un fatto di simpatia o antipatia, questo a me me ne duole. Me ne duole perché faccio parte di questa maggioranza. Allora dico che politicamente il dirigente doveva occuparsi di altre situazioni, non di presunti abusi. Noi è una città che abbiamo uno strumento urbanistico che risale al 2000, quindi di queste situazioni a Vasto ne è pieno. Perché
Perché si sono create delle rendite d'attesa negli anni, perché dei lotti residui che il comune non ha provveduto a sistemare attraverso una variante di piano sono rimasti edificabili, quando edificabili non lo possono essere più, perché delle zone sensibili sono rimaste dei residui di lotti che non possono essere più edificati. È cambiata la mobilità cittadina. Io, da quando ho fatto anche l'assessore, vado dicendo che andava rifatto lo strumento urbanistico, non la normativa tecnica. La normativa tecnica ha cambiato soltanto gli indici, ma non ha spostato di una virgola quello che era lo strumento iniziale.